grazie mille. Apriamo i cancelli. Oh, grazie per avermi aperto il cancello. Ciao a tutti, io sono Sophie, la regina di Trotland. Come sapete, da poco ho appreso che sono diventata ricca. Sì, sono diventata ricca. Ero lì sul web perché lui mi aveva detto che dovevo esercitarmi con i videogames. E stavo facendo trick-track col mouse, clic-clic. Quando a un certo punto la fortuna mi ha baciato. Mi è arrivata una schermata, una scritta: vuoi vincere 1 milione di euro? E io cosa feci? La cliccai. E a quel punto ricca diventai. Oh, ragazzi, lui non ci vuole credere. Tuttora dice che non è vero niente, è una truffa, che si tratta di virus, che ho vinto 1 milione di virus. Ma secondo me dice così perché è soltanto invidioso, perché adesso il mio conto corrente si riempirà di 1 milione, mentre il suo continuerà ad avere 0 euro. Sì, anche perché ieri poi, prima che diventassi ricca, stavo facendo shopping con la sua carta e quindi aveva 100 euro che praticamente ho prosciugato. Però questo ancora non lo sa. Ma venite con me, venite, vi mostro il mio regno. Questa qui è la cucina reale. Qui la servitù, i maggiordomi e le domestiche cucinano per me. E non ci vedono perché devo ancora assumerli, perché sono diventata regina da poco e ancora non ho vinto questi soldi. Cioè, nel senso, forse mi arriveranno. Cioè, mi arriveranno sicuramente. Poi questo qui è il tavolo reale, dove io pranzo e ceno con la mia corte. E io siedo qui a capo tavola e ho sempre una sedia che si abbina perfettamente al mio vestito. Come per esempio oggi, che il mio vestito è giallo, anche la mia sedia sarà gialla, vedete? E sì, vorrei del cibo reale, grazie. Ma che sta succedendo qui? Oh, grazie, giusto il tempo per servirmi. Prego, prego, si avvicini. Ho richiesto del cibo reale. Sophie, ma come ti sei conciata? E cosa hai indosso? L'abito da principessa. Regina, per l'esattezza. Ma regina di cosa? Mica sei una regina. Oh no, ragazzi, non vorrei che Sophie è impazzita e che oggi pensa di essere una regina pazza. Speriamo tanto di no. Lui, guarda che ti sento. Non sono impazzita, sono solo diventata ricca. Eh? Ricca? Ma di che stai parlando? Lui, non ricordi? Ieri ho cliccato quella pagina che diceva che avevo vinto 1 milione di euro. Cosa? Credi ancora a questa storia? No, ragazzi, non ci siamo proprio. Sophie, tu non hai vinto un bel niente, non sei diventata ricca, come te lo devo dire? Quello era un virus. A tutti spuntano quelle truffe in internet e non bisogna mai cliccare. Quello era virus. Invidia. Una regina come me conosce perfettamente questo sentimento. Tutti lo provano per me. Ci sono un sacco di invidiosi in questo mondo, no? E tu sei uno di quelli. Ok, Sophie, calma e sangue freddo. Razionalmente, tu hai ricevuto questi soldi sul tuo conto in banca? Non ancora, ma perché so che per darmi 1 milione di euro ci vorrà un po' di tempo. Non lo so come si farà, devono mettere i soldi a uno sul mio conto. No, non te li hanno ancora dati. Perché non te li daranno mai? È ovvio. E lui, non puoi asserire una cosa del genere. Io sono la tua regina e te lo impedisco. Ma a parte che tu non sei la mia regina. Facciamo così, ok. Sentiamo. Ogni regina deve concedere il diritto di parola ai suoi sudditi. Quindi dico: se entro oggi pomeriggio io riceverò i soldi, allora tu sarai al mio servizio a vita. Aiuto, non mi sta piacendo affatto questa scommessa. E se non dovessi ricevere questi soldi, cosa ottengo io? Che avevi ragione. Ma come che io avevo ragione? Cioè, se perdo divento servo a vita. Se invece vinco, non vinco niente. Vinco che Sophie mi dice hai ragione. Ve lo dirà vostra regina. Vostra regina, sovrana di Trotland, vi dirà che voi, suddito, avevate ragione. È un onore davvero incredibile. Grazie per questo bello onore. Sì, staremo a vedere. Ma intanto io sono la regina e quindi tu farai quello che dico io. Per cui stavo pensando che qui nel mio palazzo reale ci starebbe un quadro della regina. Ogni castello che si rispetti ha un bellissimo quadro fatto dal pittore più importante del regno da appendere della regina, messa così in posizioni serie e un po' sorridente così. Sì, ok, mia regina, ma chi dovrebbe fare questo quadro? Tu! Io sono passato dal fare servo a fare il pittore di corte. Forse ho guadagnato qualcosina, però non c'ho proprio voglia di fare un ritratto a Sophie Principessa. Io per questo servizio la pagherò 3 euro. Ma sei diventata milionaria e poi mi paghi 3 euro! Sophie, così non va bene, non ci siamo affatto! Dai, ok, va bene, 5 euro.
Non è che sia proprio aumentata la situazione. E ho capito, ma ancora non ce li ho i soldi. Sul mio conto, okay, però ho 20 va bene, euro. Ok, va bene. Ci sto. Faccio il tuo dipinto per 5 euro. Affare fatto. Chiamami vostra grazia. Ah, vostra grazia. Bene, quindi adesso non mi resta che prepararmi e mettermi in posa per il mio dipinto. Che stai prendendo? Prendo il mio cagnolino di corte. Ma è finto? È vero, si chiama Ray. Ci mancava solo che adesso vedi i peluche come cagnolini veri. E mi metto in posizione. La regina può essere dipinta. Ragazzi, alla fine dipingere un po' mi piace. Quindi sono proprio felice di fare un dipinto e guadagnare 5 euro. Qui ho già preparato il portatela, la tela, poi c'ho anche il pennello. Servono i colori. Per dipingere Sophie col suo abito giallo, la carnagione rosa e il divano grigio ci vogliono 3 colori. Quindi prendiamo un po' di rosa, mettiamolo qui. Ecco qua, così. Perfetto. Poi prendiamo il giallo col suo abito da canarino principessa. Olè. Servirebbe anche un po' di grigio. Però non c'è il grigio qua. Allora userò un po' di blu. Così. Con un po' di bianco. E facciamo il divano azzurro. Il grigio è un po' simile all'azzurro, no? Quindi posiamo questo qui. Mi sa tanto che abbiamo tutto ciò che serve a noi. Quindi prendiamo la tela. Andiamo alla nostra carciofina principessa. Oh mia cara dolce regina, ho già preparato tutto. Le farò un dipinto che potrà incorniciare e ricorderà per sempre questo momento reale. Bene, ne sono felice, mi raccomando, si impegni molto. E soprattutto non si dimentichi il diadema, la mia coroncina. Assolutamente no, farò un dipinto pieno di dettagli e sfumature. Quindi dove devo guardare, destra o sinistra, cosa preferisci? Va bene, un lato come l'altro. Questo qui è il mio profilo migliore, quindi per favore riprenda questo, grazie. Ok, non si muova, mi raccomando. Io ci tengo al mio dipinto, quindi devo stare ferma e immobile. E faccio anche il Ray, eh. Certo, ecco qui. E voilà. Perfetto, sì, rimanga così. Ok. Ottimo. Aggiungiamo anche la coroncina. E purtroppo non ho il colore grigio, quindi dovremo fare un divano azzurro. Spero non sia un problema per lei. No, lo è per lei, perché anziché darle 5 euro io ne darò 4. Ma come me ne darà 4? Perché non c'ho il grigio? Eh sì, mi scusi, un rispettabile pittore ha tutti i colori che sua maestà gli richiede. Sì, maestà, va bene. Quindi facciamo così. Questo è il divano, che devo dire assomiglia veramente al colore del divano reale. Ne dubito. Poi questo qui, ok. E voilà. Il naso. E facciamo anche gli occhi. I due begli occhioni grandi della principessa. Regina. Regina. Grazie. Ok, questo va qua. E questo va qua. Olè. Ragazzi, non ci crederete, ma il dipinto è già pronto. Siete curiosi di vederlo? Oh, wow. 3, 2, 1. Ta-da! Posso vederlo anch'io? Posso muovermi? Certo, sua maestà, può guardare il dipinto. Non vedo l'ora. Me lo dia. È la cosa più disgustosa che io abbia mai visto. Ma cos'è questo schifo? Ma come cos'è? Sei tu? Io così. Allora, il divano blu che non c'entra niente. Il vestito che sembra, non so, una tutina dei Minions piuttosto che un bel vestito. E poi la testa senza naso, senza bocca, senza capelli. E questo qui cosa sarebbe? Il diadema? Eh sì, questa è la coroncina che c'ha sua maestà. A me sembra un ciuffetto di capelli blu. Non ha fatto il cagnolino, non ha fatto il pavimento, io sto fluttuando nel vuoto. Altro che 4 euro, io non le do un bel niente, le do 0. Anzi, è lei che dovrebbe darmi dei soldi, perché mi ha ferito nell'orgoglio. Deve pagarmi i danni morali. Ma quali danni morali, signorina? Ma poi io non ho i soldi da darle a lei. Mi ha dato un colpo di quadro. Quadro, se così si può chiamare. Un colpo di schifo. Comunque abbiamo capito che sicuramente tu non hai un posto nel mio regno come pittore. Negato, totalmente. Quindi se vuoi un'altra chance, magari potresti farmi vedere cosa sai fare come cameriera. Ah no, ma regina, lei è veramente molto gentile. Ma non ho bisogno di una seconda chance. Non voglio un ruolo in questo castello. Quindi io adesso andrei, se non è un problema. Ok, avrai un'altra chance. Prego, desidererei limonata. Grazie. Quindi adesso sono pure cameriere? Pare proprio di sì. Sto aspettando. Ok ragazzi, mi sa tanto che non abbiamo altra scelta. Saremo camerieri. Andiamo in cucina. È tempo di fare un drink alla principessa. E qui regina. Regina, va bene. Prendiamo un bicchiere. Prendiamo la cannuccia.
Dobbiamo riempire il bicchiere. Quindi prendiamo questo drink misterioso, che penso sia limonata. Boh, sì, va bene. Aggiungiamo qui un bel bicchierone. Così. Ole, perfetto. Mettiamo anche qualche goccia di colorante per rendere ancora più slurposo il nostro drink. Apriamo il cassetto degli slime e prendiamo questo qui, colorante fucsia. Ok, dai, scendi. Ok, ok, ok. Mescoliamo per bene. Sta cambiando colore, guardate. Wow. È diventata una bevanda fucsia. La nostra principessa lo adorerà. Portiamoglielo subito. Oh mia regina, ecco qui il suo drink. Ma è rosa? Certo, come il suo colore preferito, ho aggiunto qualche goccetta di colorante per renderlo slurposissimo. Io le avevo chiesto una limonata gialla e lei mi ha presentato una bevanda rossa che non profuma neanche di limone. Secondo lei una regina può mai bere una cosa del genere? Beh, sì, perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Io non lo bevo. E anche come cameriere si è dimostrato pessimo. Oh no, che peccato. Si vede che non sono fatto per essere un servo. Quindi mi sa tanto che è l'occasione buona per essere cacciato dal reame. Quindi lui non farà né il pittore né il cameriere. E così e va a casa sua, tutto triste. Più che altro perché ancora non mi è arrivato nessun milione sul mio conto. Anzi, inizio a pensare che non mi arriverà mai. Lui mi sa tanto che è giunto il momento di guardare in faccia la realtà. Non sono una principessa e non sono milionaria. Tu non ci crederai, ma il mio milione non arriverà mai. Ma guarda, sinceramente io ci credo e come. Anche perché fin dall'inizio io ho sempre detto che quei soldi... Esatto, tu avevi sempre detto che mi sarebbero arrivati. Invece adesso ci sono rimasta molto male, mi sento molto delusa. Io pensavo che adesso la mia vita sarebbe cambiata da così a così. Che io avrei avuto te come servitù. Che ti saresti preso cura di me. E invece niente. Niente gioielli. No. Niente borse. No. Niente di niente. Niente. Neanche uno yacht. No. E un aereo privato. Ma neanche per sogno. Vabbè, lo farò con i soldi tuoi magari. Va bene. Qualche borsetta. No, senza, va bene, niente. Va bene, ok, abbiamo capito. Basta, ok. Però stavo pensando che io comunque il tasto l'ho cliccato. E se veramente erano virus succederà qualcosa. Ma cosa? Non lo so. Ragazzi, dobbiamo andare in fondo a questa storia. Scoprire chi ha mandato quel messaggio e cosa significava quel tasto rosso. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!